Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo tutorial. In questo video faremo insieme le carte marmorizzate. Non si tratta della solita tecnica ebru, che è quella che viene mostrata più comunemente, che è bellissima, però è un po' lunga, un po' macchinosa anche da eseguire, mentre invece questa tecnica è semplicissima, ma talmente semplice che veramente la possono fare anche i bambini. E guardate che risultati, davvero molto molto simili a quelli che si possono ottenere con la famosa tecnica ebru. La tecnica ebru non è proprio per tutti, mentre invece questa tecnica veramente, ragazzi, è per tutti. Era una vita che l'avevo vista in giro, perché sono anni ormai che in America viene praticata questa tecnica. Ero molto scettica perché pensavo che non funzionasse, invece quando l'ho provata ho visto che funziona, guardate che cose carine che si riescono a fare. E quindi, vedendo che funziona, ho deciso di proporvela. Quindi, se volete sapere come si fa, indovinate, seguite questo tutorial. I materiali che ci occorrono sono della normalissima schiuma da barba, un vassoio, io ce l'avevo tondo ma meglio se rettangolare o quadrato, in alternativa della carta da forno, dei colori acrilici, degli inchiostri oppure delle Eco Line, degli stuzzicadenti o spiedini, e poi uno strumento come questo, che non saprei come chiamare, ma va benissimo anche per esempio un righello, oppure uno strumento come questo ancora meglio. E per finire carta o cartoncino, perché deve essere a grammatura abbastanza alta, 180-200 grammi. Quindi prendete il vassoio, questo riflette la mia immagine, ciao! Poi prendete la schiuma da barba e riempite il vassoio con la schiuma da barba. A questo punto, soprattutto se avete dei bambini, chiedetegli di stendere bene la schiuma da barba, magari con le manine, che è un'esperienza sensoriale molto divertente perché la schiuma da barba è morbida. Per il primo esperimento userò l'inchiostro. Basterà prendere l'inchiostro del colore che più vi piace e versarne qualche goccia qua e là sulla superficie della schiuma da barba. Ne bastano poche gocce perché l'inchiostro tinge molto, dopodiché prendete il vostro spiedino e cominciate a tracciare un disegno più o meno randomico. Io sto tracciando, come vedete, un disegno un po' a forma di 8. Andate avanti così fino a ricoprire tutta la superficie e dove mancherà il colore aggiungete qualche goccia d'inchiostro. Quando ritenete che il vostro design sia completato, prendete della carta, appoggiatela sulla superficie delicatamente, fate una leggerissima pressione con le dita con movimenti circolari e lasciatelo lì per qualche minuto. Passati dai 2 ai 10 minuti massimo, rimuovete il foglio. Come vedete, a questo punto sembra un totale disastro, ma con questo strumento, o l'altro strumento ancora meglio, rimuovete la schiuma da barba in una volta sola e guardate che magia! Eccolo qua, la carta marmorizzata. E come vedete, funziona. A questo punto potete decidere di cambiare completamente la schiuma da barba oppure aggiungere un po' di schiuma da barba sopra quella di prima e con lo stesso strumento pareggiare bene la superficie muovendo il vassoio, come se stessimo ricoprendo di panna una torta. Vi assicuro che anche se c'è un po' di colore sotto non darà assolutamente nessun problema. Quindi ripetiamo la stessa cosa di prima usando sempre gli inchiostri ma cambiando colore e cambiamo anche il design. Sono partita da questo design un po' sempre randomico che ricorda un pochino una forma come dei fiori, diciamo, e poi ho deciso di cambiarlo però. Voi ovviamente potete
cercare di esprimervi in tutti i modi che trovate più consoni, insomma, voglio dire, potete provare a sperimentare diversi tipi di design, diversi disegni, diverse forme, insomma, lasciatevi trasportare dalla fantasia. Io non ho fatto nessun programma, ho semplicemente giocato con il colore. Quando vi ritenete soddisfatti del vostro design, applicate il pezzo di carta o di cartoncino come prima, fate delle leggere pressioni e movimenti circolari con i polpastrelli, lasciate agire qualche minuto, dopodiché rimuovete la schiuma da barba. Ed eccolo qua, come vedete il disegno si è completamente trasferito sulla carta, quindi ragazzi io sono rimasta stupita quando provavo questa tecnica perché veramente funziona. A questo punto avrete il vassoio pieno di schiuma da barba anche se sporca di colore, ma se volete potete ancora non cambiarla, semplicemente come avete fatto prima distribuitela bene creando una superficie liscia. E sempre usando l'inchiostro cambiamo colore, uso il rosso in questo caso, e cambiamo anche disegno. Parto da una base molto randomica per poi aggiungere delle righe verticali da principio, in questo modo. E poi incrocio con altre linee. Potete, insomma, sbizzarrirvi. Io semplicemente mi sono divertita a giocare con il colore e con le forme. A questo punto è stato necessario cambiare la schiuma, ovviamente, ho aggiunto della nuova schiuma e lisciato bene la superficie. E adesso proviamo a fare la stessa cosa con i colori acrilici. Quindi partiamo con una base di giallo. Sopra la quale vado ad aggiungere un po' di rosso, qua e là. Distribuisco il colore facendo dei movimenti dall'alto verso il basso. E se vedo che manca colore ne vado ad aggiungere un pochino. Continuo a fare la stessa cosa. Poi se volete, questo è un optional, potete spruzzare un po' di acqua sulla superficie per dare un po' più di texture. Mettete la carta, lasciatela un po' lì e dopodiché rimuovetela. L'effetto che si otteneva era veramente carino. Ricordava un po' il legno, un po' il tronco degli alberi, vedete? Però purtroppo ho sbagliato a rimuoverlo perché non sono stata abbastanza decisa, l'ho rimosso in due tempi e questo è il risultato purtroppo. Quindi quando rimuovete il colore, rimuovetelo tutto in una volta sola con decisione. Volete sapere che cosa si può fare per riciclare la schiuma da barba sporca di colore? Beh, dovrete aspettare il prossimo video, ma vi assicuro che si può riciclare, quindi non buttatela via, ma conservatela. Facciamo un'altra prova cambiando la schiuma da barba, mettendone di nuova e facendo tutto lo stesso procedimento per lisciare bene la superficie. Io adesso per questa prova sto usando dei colori acrilici liquidi. Quindi hanno una consistenza molto liquida e sono molto molto pigmentati. E vado a distribuirli in questo modo, quindi movimenti dall'alto verso il basso. E poi faccio questo movimento per creare un effetto davvero molto particolare, che è un effetto che si usa tantissimo nella tecnica ebru. Quindi vediamo se riusciamo ad ottenere un risultato simile. E beh, direi proprio di sì.
Proviamo a ripetere la stessa cosa, però questa volta spargendo il colore in maniera più ordinata e usando due colori diversi. E questo è quello che otteniamo. Se non avete un vassoio a disposizione o non volete sporcare quello che già possedete, potete usare della carta da forno. Quindi semplicemente spargere della schiuma da barba e poi sempre lisciare la superficie nel migliore dei modi. E ripetere le stesse operazioni che abbiamo fatto prima, quindi potete usare sempre gli stessi colori che abbiamo usato, gli inchiostri oppure gli acrilici. Per questo ultimo design ho deciso di procedere in maniera un pochino diversa, creando qualcosa di ancora nuovo, facendo un movimento dall'alto verso il basso e creando queste specie di... Non lo so, mi ricordano delle piume, voi cosa dite? Vado ad apporre il foglio di carta, faccio la leggera pressione con le dita, lo lascio agire e dopodiché rimuovo e rimuovo anche la schiuma da barba. E voilà! Beh ragazzi, questi sono solo alcuni degli effetti che si possono ottenere con questa tecnica veramente semplicissima, così tanto da essere adatta anche a dei bambini. Quindi fate anche voi i vostri esperimenti e poi mandatemi le foto. Bene ragazzi, abbiamo visto come realizzare delle carte marmorizzate utilizzando la schiuma da barba. Chi l'avrebbe mai detto? Io sinceramente non l'avrei mai detto. Quindi se questa idea vi è piaciuta, lasciate pollice in su, tanti pollicioni in su, ma soprattutto tanti commenti qua sotto per farmi sapere se l'avete già provata, se vi ispira, se non vi ispira, se siete scettici, se avete dei dubbi, se avete anche altre idee, se vi vengono idee più creative. Fatemi sapere insomma tutto quello che vi passa per la mente con tanti commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale per restare aggiornati sui nuovi video. Tutte le settimane un video qui sul mio canale, su Art TV. Noi ci vediamo nel prossimo video, ovviamente. Un bacione e alla prossima. Ciao!